Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Melli in provincia di Belluno per parlare di un evento due volte bello. In primis perché è una nuova opportunità di scambio artistico e culturale nel territorio bellunese. In secondo luogo perché un evento altruista, pensato per l'altro, per chi sfortunatamente si trova a combattere contro un male incurabile. Stiamo parlando naturalmente di Gods of Mel, un evento nuovo perché si trova solo alla sua seconda edizione, ma maturo in quanto richiama veramente tanta gente pronta a divertirsi, allo svago, ma anche ad un momento di accrescimento personale. Oggi sono qui in compagnia di Michele e di Andrea, direttivo dell'associazione Time Farm, organizzatrice dell'evento Gods of Mel, appunto. Parto da te, Michele. Qual è il filo rosso che lega voi volontari della Time Farm? Dunque, Time Farm, il nome la dice tutta, sta per Fattoria del Tempo, e appunto è un assieme di persone con lo scopo di coltivare il tempo utile, coltivare i progetti. Un calendario ricchissimo quello di Gods of Mel, con tantissimi eventi, una varietà veramente, direi, quasi magica. Puoi dirci qualcosa di più, Andrea, su chi ospiterete, su quali sono le idee di quest'anno? Beh, le idee di quest'anno sono molteplici. Innanzitutto partiamo con tre serate e quindi miglioriamo di un giorno la precedente edizione. Abbiamo tre serate completamente differenti. La prima è più una serata con anche musica di un DJ. La seconda è prettamente metal il sabato sera, mentre la domenica noi la chiamiamo la giornata godereccia, dove ci sono dei gruppi anche molto importanti del panorama musicale bellunese e italiano che propongono una serie di musica ska, punk, per cui anche più per le famiglie. Mentre dal punto di vista anche delle altre attività, abbiamo delle collaborazioni con varie associazioni che ci permettono di rendere il panorama e la possibilità di visitare questo festival il più ampio possibile. Parole per descrivere questo festival: volontari, sostenitori e progetto. Beh, sicuramente le parole magiche da utilizzare sono la beneficenza e quindi la solidarietà, la collaborazione o la sinergia che noi cerchiamo di trovare anche con le varie realtà del territorio e non solo. E dopo è vietato mancare, perché vi divertirete e avrete la possibilità di trascorrere anche in famiglia delle ore spensierate bellissime. Quindi invitiamo tutti, 23, 24 e 25 di giugno, quarto weekend del mese, segnatevelo in calendario. Vietato mancare,